Oggi ti sto facendo questo video perché dalle persone che mi seguono su Facebook mi hanno chiesto: Giorgia, puoi fare un video su come sentirti libera di esprimere quella che sei veramente e lasciare andare l'opinione che gli altri hanno di te? Io ho detto va bene. Allora oggi ti do 3 step facilissimi per lasciare andare, per fregartene di quello che la gente praticamente pensa di te. Se non sei ancora iscritta al canale, iscriviti adesso e tocca anche la campanellina, così ogni volta che farò un nuovo video ti arriverà la notifica. E se ancora non sei iscritta al mio gruppo gratuito su Facebook, che si chiama Riscopri la tua bellezza con Geo, fallo adesso perché poi la conversazione continua lì sopra. Allora, siamo pronte? Dunque, il primissimo step è non nascondere la tua vera natura. Brilla in tutta la tua luce e anche nelle tue ombre. Noi siamo fatti, lo sai, no? Di luci e di ombre. E perché dovresti avere paura? Tu devi manifestare agli altri quello che sei in tutta la tua sincerità, perché comunque non c'è nessun altro come te. Ognuno è unico e quello che pensi, quello che senti ha un suo valore, anzi va ad arricchire la vita degli altri. E non per forza tutte le persone con cui parliamo devono, ecco, accettare quello che noi diciamo. Noi diciamo la nostra verità, ognuno ha la sua verità. Ecco, quando sei a parlare con una persona sentiti completa e dentro di te pensa: questo è tutto quello che sono io, nelle mie luci, nelle mie ombre, nei miei lati negativi, nei miei lati positivi. Questo è quanto. È semplice, brilla, tu brilla. Poi gli altri, se vogliono, ti seguiranno, altrimenti ognuno si sceglie la propria strada. Semplice. E in questo modo io permetto agli altri di esprimere qualunque percezione loro abbiano di me. Però l'importante è che ti vedono completa, cioè tu comunque sentiti completa. E le persone, tra l'altro, apprezzano le persone sincere, schiette, che non hanno paura di dire la propria opinione. Perché, ti ripeto, ognuno è diverso su questo mondo. E immagina, se fossimo tutti dei cloni e tutti pensassimo le stesse cose, non ci sarebbe manco più sfizio, diciamo, nel parlare, perché ognuno pensa la stessa cosa, che parliamo a fare? Il secondo segreto è non cercare di controllare l'opinione che gli altri hanno su di te. Questa è una forma di manipolazione, cioè se tu praticamente ti cambi, quindi vuoi sembrare più intelligente, più divertente, più qualche altra cosa, stai comunque per piacere agli altri, stai cercando in un certo senso di manipolarli, di far sì che poi alla fine tu debba piacere a loro. Ma questo prima di tutto ti comporta uno spreco di energie incredibile, perché tu non sei quella persona là. Tu, cioè, noi nella vita, ovviamente non è che ti sto dicendo che noi non dobbiamo mai cambiare, anzi è bello evolvere, è bello cambiare, però tu devi piacere prima di tutto a te stessa, ti devi concentrare sulla tua evoluzione. E qua siamo passati al terzo segreto, perché se fai qualcosa per cercare di piacere a un'altra persona, quello sforzo sarà inutile, perché comunque ci sarà sempre qualcuno a cui tu non piaci, e quindi in questo sforzo di piacere a tutti ti deprivi delle tue energie, anche della tua essenza, no? Cioè, ognuno di noi ha questa essenza bellissima, perché devo modificarla in continuazione per piacere a tutti? No, io prendo atto del fatto che prima di tutto piaccio a me stessa, io sono così, piaccio a me stessa, ho i miei interessi, le mie passioni, i miei modi di pensare, i miei modi di esprimermi, questo mi piace, ok? E se piace all'altro va bene, se no non fa niente, però cercare di cambiarti per manipolare gli altri, cioè per piacere agli altri, è una forma, ricordati, una forma proprio di manipolazione, e gli altri non saranno poi veramente liberi di scegliere se appoggiare la tua opinione o meno, perché comunque la stai stravolgendo, non è quella autentica. Quindi mi raccomando, non cercare di modificare gli altri o l'opinione che gli altri hanno su di te, perché gli altri comunque non li puoi cambiare più di tanto. Una domanda potentissima che puoi farti è questa: come posso divorziare dall'attaccamento che ho dall'opinione degli altri? Tu esprimiti senza resistenza, senza attaccamento. Oddio, se dico questa cosa allora quello pensa quell'altra cosa. No, tu esprimiti senza attaccarti all'opinione che gli altri hanno di te. Liberati, liberati.
Terzo segreto, focalizzati su di te. Tu già sei completa, tu già sei intelligente abbastanza, sei brava abbastanza, sei dolce abbastanza. Sei già tutto, sei già completa, focalizzati sulla tua evoluzione. Il mio segreto è che quando mi focalizzo sulla mia evoluzione personale, tutte le opinioni che gli altri hanno di me mi scivolano proprio addosso. Il tuo lavoro e la tua missione è soltanto quello di piacere a te stessa. Se farai così, ti attirerai, magari ti allontanerai le persone che non, diciamo, che non ti servono nella tua vita, no? E invece ti attirerai altri folli come te. Quindi non ti preoccupare che così facendo comunque non rimani sola, ma semplicemente ti attirerai un altro tipo di persone, delle persone che risuonano di più con la tua frequenza, con le tue idee, con le tue opinioni. Quindi è semplice, veramente, non aver paura di rimanere sola, concentrati su di te, ritorna dentro di te, sulle tue passioni, su quello che è la tua missione, e vedrai che così ti sentirai molto più libera, felice, avrai molta più energia, ti sentirai proprio bene. Se ti è piaciuto questo video, mi puoi lasciare un bel like e ricordati che tutte queste cose che io ti sto insegnando le insegno in maniera molto più approfondita nel mio gruppo privato Brilla come una dea, in cui insegno alle donne come sentirsi più magnetiche, più attraenti, come riconquistare anche il nostro potere personale. E quindi, se ancora non ti sei iscritta, ti puoi iscrivere dal sito www.geoluce.it. Io ti aspetto lì e nel frattempo ti do un bacione. Ciao! Questo che sto facendo ovviamente non è un monologo, ma vuole essere un dialogo con te. Quindi scrivimi qua sotto nei commenti che cosa ne pensi del video e quali sono le tue strategie per fregartene delle opinioni che gli altri hanno di te e per esprimerti in tutta la tua unicità, in tutta la tua completezza. Ci vediamo al prossimo video, ciao!